A molti tifosi, la vicenda di Zaniolo ha ricordato l'attesa per il rientro in campo di un altro fenomeno giallorosso, alla vigilia del Mondiale 2006. L'infortunio di Totti accadde in una domenica di febbraio. Ero molto preoccupato perché mancavano solo 3 mesi ai Mondiali e avevo paura che non riuscissi a recuperare. E andai a Roma con la macchina e alle 8:15 ero già in clinica, nella stanza di Francesco, il quale mi vide e mi disse purtroppo è successo, si vede che era destino. Che cosa vorresti dire? Gli dice, è che non farò il Mondiale. Ma come non fai il Mondiale? Te lo fai il Mondiale. Ho parlato col professor Mariani e mi ha detto che se vuoi ce la fai, se ti impegni ce la fai. Io non avevo parlato con il professor Mariani, avevo bleffato un po'. Insomma, lui si è impegnato tantissimo e poi è arrivato al Mondiale e ha dato il suo contributo. Rosso, attaccato, c'è calcio di rigore, calcio di rigore. Mi ricordo che guardavo la partita con la mia famiglia e quando fischiarono il rigore su Grosso, no, è entrata una forte emozione per il rigore e mi ricordo proprio la concentrazione negli occhi di Francesco Totti che si prese questa grandissima responsabilità. La rincorsa del romanista, il tiro, la se c'è un momento in cui ho pensato di arrivare fino in fondo è al rigore di Francesco Totti contro l'Australia. Conoscevamo qual era la griglia e sapevamo che avremmo affrontato dopo l'Australia l'Ucraina e la ritenevamo una squadra battibile. Anche l'Australia la ritenevamo una squadra battibile, ma rischiavamo tantissimo di uscire. E quindi una volta entrato quel rigore io dissi, secondo me arriviamo fino in fondo. De Rossi. Anche Daniele De Rossi segnò un rigore in quel mondiale. Era la finale contro la Francia e a lui toccò il terzo tiro dal dischetto. Ricordo come se fosse successo 20 minuti fa i flash dei telefonini in tribuna. Boato al rigore Trezeguet che aveva sbagliato pochi secondi prima di me. Traversa! Traversa di Trezeguet! E la responsabilità mista emozione, un pizzico di paura. E poi il rigore lì, il momento non mi ricordo niente. Mi ricordo la liberazione, le gambe leggere quando poi ho fatto la strada inversa per tornare al centrocampo. Non avevamo vinto ancora, però un pochino più calmo mi sentivo. Dentro! Terzo gol, infallibile fino adesso, la freddezza di questo ragazzo. Rivediamo ancora il gesto di Daniele De Rossi, la freddezza. Il suo cammino nel torneo, però, fu segnato da un altro episodio. Intanto rosso, cartellino rosso per De Rossi. Non so se l'ho mai detto in pubblico. La sera prima della partita facemmo il classico video col mister, con Ciso Pezzotti, che era il collaboratore principale del mister Lippi, e ci fece 30 secondi di video su questo. Occhio a questo McBride che salta coi gomiti alti, è uno tosto, sgomita, state attenti, non vi fate trovare impreparati. E io non mi sono fatto da troppo preparato. Guardate la fronte di McBride. Non si cancellano certe cose, la Coppa del Mondo vincerla fa veramente miracoli. L'altra volta parlavo con Calafiori, un ragazzo molto giovane, e dicevo, no, è stato bellissimo Riccardo, è stato bello, sì, bello, quanto sei stati? Quasi 2 mesi. Poi l'espulsione, quale espulsione? Le nuove generazioni si ricorderanno solo che ho vinto la Coppa del Mondo, l'espulsione è cancellata, no, nessuna espulsione, sbagliata. Il 1 marzo giocavamo un'altra partita a Firenze amichevole contro la Germania e anche lì facevamo una grande partita perché dopo mezz'ora si vinceva 3-0, poi finì 4-1 e c'era veramente una grande autostima, una grande convinzione di forza. E poi è successo il patatrac. Calcio, intercettazioni telefoniche. Il presidente del CONI al TG1 che ha sbagliato deve pagare. La procura di Roma indaga sulle intercettazioni telefoniche che fanno tremare il mondo del calcio. L'agenzia sportiva sta valutando i contenuti di intercettazioni telefoniche. Spuntano i nomi di Moggi, Pairetto e Giraudo. Lo scandalo esplose nel maggio del 2006 e riguardava solo dirigenti sportivi e arbitri. Nessun giocatore era coinvolto. Ma la nazionale di Marcello Lippi, che si preparava ai mondiali, fu lo stesso investita dalle polemiche. Da fastidio sicuramente essere perquisiti a casa. Cos'altro devo chiarire? Devo chiarire i rapporti fra me e mio figlio. Il calcio italiano sta giocando 2 partite impegnative. C'è una partita sul campo e una fuori dal campo. Vedrete che questa squadra non crollerà, questa squadra farà delle grandi prestazioni. C'era Calciopoli, non era facile. Tutti quanti dicevano, la nazionale andrà in Germania e torna dopo 3 partite, torniamo a casa, non ci sarà niente da fare, e invece non fu così. Io mi ricordo di quel premondiale, sono partito come un ragazzo che va in vacanza in campo scuola, in vacanza con gli amici per la prima volta, felicissimo, quasi ignaro della,
della responsabilità che avevo io insieme ai miei compagni. Una volta arrivati qui l'atmosfera era abbastanza pesante. Vi dicevo, Gigi, devi stare calmo e pensare solo a quello per il quale sei nato, e cioè fare il portiere e affrontare e goderti al massimo questi impegni. Il resto poi tanto si risolverà da solo, non ci devi perdere tempo. E non è facile, ragazzi, e avere una forza per dominare te stesso che non è facile. Ecco, questo ve lo posso assicurare. Io mi sono trovato a decidere i rigoristi prima di Italia-Francia. Ho scelto i primi quattro e poi mancava il quinto. E mi sono guardato in giro e ho detto al grosso: te, batti te. E lui ha fatto: io. Sono quelle intuizioni che ti vengono in certi momenti. Dici, sì, perché tu sei l'uomo dell'ultimo secondo, provocando rigore all'Australia al 90esimo. Hai fatto il gol alla Germania al 120esimo, al 118esimo. E oggi tiri l'ultimo rigore. Sei l'uomo dell'ultimo. E lui mi dice: ok. La nazionale di Lippi mise a tacere tutti vincendo il mondiale. Quasi tutti i nazionali di oggi erano bambini nel 2006. Quel mondiale lo hanno visto in TV e ognuno se ne ricorda un pezzo. La partita che mi ricordo più emozione è quella con la Germania, e soprattutto l'azione del gol di Del Piero, che Girardino fa una cosa strepitosa. Girardino ancora, la palla sul destro, si gira! Più che la finale mi ricordo quella partita. L'ho vista a casa di mie zii, eravamo un po' tutti vestiti con le maglie azzurre, con le bandiere, con le trombe. Quasi tutte le partite abbiamo fatto i caroselli, che poi noi a Napoli siamo i maestri del carosello. E mi ricordo che eravamo tutti a casa dei miei genitori, tutti vestiti con i colori italiani. Al gol di Materazzi siamo usciti. Parte il cross di Pirlo, stacca Materazzi ed è il gol di Marco Materazzi. Sapere che l'Italia era la squadra più forte era qualcosa di unico. Quella nazionale ci fece sognare a tutti, vi ha trasmesso passione a tutti gli italiani ed è quello che vorremmo fare noi, no? A riportare quella passione, quell'entusiasmo in tutta la nazione. Il ricordo più bello ovviamente è quando alzammo la coppa, no? Al cielo, e devo dire che credo che per tutti gli italiani e per i bambini all'epoca come me, credo sia una cosa indelebile.